Vieni Spirito Santo, illuminare il nostro cuore, perché possiamo entrare nel mistero dei tuoi doni, fare spazio alla tua grazia, alla tua luce, per comprendere il mistero della tua volontà, che si attua e si esprime nei doni che tu hai preparato per noi e che ci inviti ad accogliere se vogliamo giungere alla tua pienezza. Tu ci fai scoprire che siamo davvero di Cristo, apparteniamo alla famiglia di Dio. Per questo insieme possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Con questa seconda meditazione entriamo direttamente in quello che è, vedremo lo specifico, l'identità del rogazionista, e per questo ho voluto partire dal Padre nostro, perché per comprendere l'identità bisogna andare alla paternità di chi siamo figli, non di NN. Ma nella nostra realtà spirituale siamo figli di Dio. È davvero l'unico Padre, è Lui che ci genera per opera dello Spirito Santo nel seno della Chiesa, non diversamente da come è stato generato Cristo nel Verbo in Eterno, nel seno di Maria. E questa generazione avviene attraverso il dono dello Spirito Logos. Stamattina la nube, ecco questa. Qual è questa nube? Qual è questa comunicazione che poi denota la vita che ci è stata donata, l'identità vitale che era nel cuore del Padre e che si è attuata per noi nella Chiesa e che per mezzo nostro diventa vita, identità della Chiesa, questa grande famiglia, in questa grande presenza del corpo di Cristo che cresce di giorno in giorno verso la sua pienezza. È in questa prospettiva che dobbiamo metterci per comprendere la riflessione di questa sera. E io ho intitolato Intelligenza e zero del rogato. Perché? Perché il rogare è di fatto la nostra identità. In queste prime meditazioni svilupperò proprio la prima parte delle Costituzioni, perché mi sembra importante, perché ci colloca direttamente in quello che il Signore chiede. E come la vita non è qualcosa che abbiamo, ma è qualcosa che siamo. Cioè veniamo plasmati da Dio, è Lui che ci plasma. Noi possiamo dire sì o no, perché l'uomo conserva questo immenso potere di dire di no a Dio, però se dice sì, diventa se stesso, diventa vero, e diventa veramente vivo, cioè qualcosa che man mano cresce e va oltre. Perché troppe volte l'identità la si racchiude o dentro l'ormio, dentro consuetudini, dentro abitudini, dentro la quale amiamo pensarci. Quando pensiamo a noi stessi, pensiamo al nostro modo di essere, le abitudini che abbiamo preso, le idee intorno alle quali siamo costruiti, e spesso ci
avvolgiamo direttamente in questa realtà, fino a chiuderci, a non essere più capaci di accogliere il mistero vivo, la vita viva. Credo che se vogliamo comprendere davvero la nostra identità, dobbiamo tenere vive in noi due funzioni molto importanti, che definisco con queste due parole. La prima le chiamo identificazione, la seconda la chiamo individuazione. Identità, identificazione, cioè io mi identifico, io mi confronto e mi sembro, e nel progetto di Dio mi sembra che devo essere uguale a, cioè appartengo a qualcuno, a una famiglia, a una comunità, a un ambiente, a una congregazione, cioè io mi identifico con questa realtà dono di Dio che è la Chiesa, la congregazione, prima di tutto l'umanità. Cioè, io sono quello che sono perché ho queste relazioni che mi dicono chi sono. Se no rischiamo di essere come Narciso, che si mette davanti allo specchio, ah, dice quanto sono bello, io sono questo, no, lì è uno, è uno specchio morto, rimanda se stesso così com'è, non vivo. Mentre ci mettiamo in uno specchio dinamico, che sono le relazioni con la Chiesa, le relazioni tra confratelli, dall'interno della famiglia. E queste man mano ci esprimono le cose che abbiamo in comune, le cose che Dio ci ha donato insieme. I doni di Dio non sono mai possesso individuale, ma sono qualcosa che riveste un gruppo di persone, una dinamica di persone. Ed è importante questo processo di identificazione che ci mantenga vivo, perché noi ci identifichiamo, cioè troviamo la nostra identità dentro il dinamismo vivo di una comunità, di una congregazione. Una comunità e una congregazione che non ci siamo scelti, che ci è stata donata, se voi ci riflettete bene, non è un caso che siete diventati quello che siete. Ma perché vi siete trovati, tra virgolette? Cioè il Signore vi ha collocato, vi ha messo, vi ha dato la forza. E ha cominciato, pensate a quante persone hanno costruito la vostra identità. Cioè, fin da piccoli, quando abbiamo cominciato crescendo, ci siamo sempre in fase identificativa, lo siamo ancora oggi. Sono ancora anche... Non so ancora davvero chi sono, non perché io non so chi sono, ma perché non so chi sono nella pienezza della mia vita. Non so chi sarò domani. E le mie relazioni di domani o non relazioni di domani potranno incidere su questa mia identità. Quindi è un procedimento che il Signore costruisce la nostra identificazione attraverso le relazioni. Lo approfondiremo meglio in una delle ultime meditazioni in questo concetto, perché è un concetto fondamentale per vivere bene la nostra vita consacrata. E il secondo è l'individuazione, cioè io, confrontandomi in questa comunità, da un lato mi identifico, ma dall'altro vedo che sono diverso, vedo che ho doni, caratteristiche diverse. Mi distingo, scopro chi sono io all'interno, cioè quale dono io porto, quale dono che Dio mi ha fatto non per me, ma per essere condiviso. Io divento il dono di Dio per quella comunità, per quella congregazione.
Non io sono il mio, il dono di me, ma io sono il dono di Dio alla Chiesa, alla comunità, alla congregazione. Ecco l'individuazione. Perché nessuno di noi è generico. E nel progetto di amore di Dio, di costruzione del suo corpo vivente, del suo figlio nella storia, avviene attraverso questi suoi doni che lo identificano nelle varie componenti di questo grande corpo, di cui la congregazione è una parte. E come sempre nella logica di Cristo, una parte contiene il tutto e annuncia il tutto. Un po' l'esempio dell'Eucaristia, una particola, un pezzo, una piccola parte contiene tutto Cristo, non è un pezzo di Cristo. Cioè, non è che io mi mangio un dito, mi mangio un piede, no? Nell'Eucaristia mangiamo tutto. E così è questo mistero. Noi diventiamo una parte, ma insieme siamo in tutto. E siamo una parte di un tutto vivo. Vedete, allora è un processo questo della identificazione, l'individuazione che dobbiamo fare continuamente. Allora, questa sera vi invito a farlo a partire dai doni che il Signore ci fa, quello della nostra identità carismatica, cioè dono dello Spirito. Perché è proprio il carisma che, cioè l'azione, l'opera dello Spirito, questa ombra che ci fa nascere. E noi andiamo a questa nostra nascita continua, perenne, di novità di vita, attraverso il modo in cui Dio ci ha pensato all'interno della sua parola. È importante, anzitutto, prima il concetto generale che abbiamo visto, e poi le varie sfaccettature che questa ha, e poi le funzioni che questo compie. Per cui, quando parliamo di carisma, di una famiglia religiosa, per noi il carisma della parrocchia, il carisma della nostra congregazione, non parliamo di un fondale di palcoscenico, cioè noi creiamo la scena dentro la quale poi dobbiamo recitare, no? Non è un fondale, è una cosa esterna, è qualcosa che tocca direttamente la nostra vita. È qualcosa che esprime anzitutto una proposta di vita, cioè Dio ci dice: vuoi vivere questa vita che io ti dono? Vuoi abbracciare tutti gli aspetti della tua, vuoi che tutti gli aspetti della tua esistenza siano plasmati da questo dono, diventino vita, incarnazione di questo dono? Questo, diremo, è un modo attraverso il quale Dio ci afferra, ci chiama, è il modo per cui si è afferrati da Cristo. Paolo, afferrato dalla parola, da annunciare ai pagani. Noi afferrati da questa parola, che è Cristo, che si rivela in un suo modo specifico, perché ciascuno è dato una manifestazione particolare. Noi nessuno può totalizzare Cristo, troppo grande, non sono troppo io. Se io divento Cristo, chiaro, faccio parte. Il Signore mi dona di darmi, di farmi essere parte di questa realtà. Però una parte che annuncia il tutto, cioè che lo rende presente, lo rende vitale. E costruisce in modo fermo, stabile, beh. Mi dice chi sono io nel suo corpo vivente che è la Chiesa. Non per quello che faccio, ma per quello che sono. È la mia dignità personale. Il carisma diventa allora come la spina dorsale che regge tutta la mia identità, tutta la mia vita. Questo comporta un vivere sempre in ascolto di questa identità, sempre in modo dinamico.
E allora diamo cos'è questa identità carismatica dell'erogazionista? E qui mi sembra necessario andare direttamente alle parole delle Costituzioni, alle parole del fondatore, dell'esperienza, di colui a cui il Signore l'ha data per diffonderla e renderla strumento di vita per altri all'interno della Chiesa. Secondo voi l'è chiamata sempre del Signore. E per questo le nostre Costituzioni parlano dell'intelligenza e dello zelo delle parole di Gesù. La messa è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messa, perché mandi operai nella sua messa. Vedete, se vogliamo scoprire davvero chi siamo, chi siamo chiamati ad essere, non possiamo partire da quello che facciamo. Noi come persone, come uomini, possiamo fare tante cose, ma non ci identifichiamo con le cose che facciamo. Siamo molto di più, molto meglio e molto peggio, siamo nella sua realtà. Così è in questa realtà, scoprire quello che ha fatto il Signore. Questo significa ripartire. Ripartire, e parla qui, vedete, mantenere quindi questa capacità di intelligenza e zelo. Sono due parole fondamentali, perché attraverso di queste parole noi possiamo davvero scoprire il nostro più alto servizio, quello di essere fratelli generati dalla stessa sorgente divina. C'è una fraternità nuova, c'è una famiglia nuova, che ha Dio come padre e Cristo come figlio, ma un Cristo rivelato all'interno della sua rivelazione, fatta a ciascuno, e in questo caso alla famiglia nuova, che diventa sorgente di vita e quindi anche di missione nuova. Padre, se solo dà fastidio, metto la... No, grazie. Non dà fastidio. No, sto ancora sulla... Grazie. Il fondatore scrive: questo spirito di preghiera, questo supremo interesse del Sacro Cuore di Gesù, cioè la grazia di avere buoni operai per la Santa Chiesa, mi sforzo di farlo divenire spirito e vita di quest'opera. E scrivendo al suo arcivescovo, il Cardinal Guarino, nel 1887, cerca di spiegare: ho pensato che sarebbe cosa accetta al sommo Dio e non disutile alla Chiesa la riunione di anime vergini, le quali, strette nel vincolo della carità e abitanti giocondamente e fraternamente in uno, levassero il mistico gemito della tortorella e implorassero dal Divin Cuore, con ferventi e perseveranti preghiere, il gran tesoro dei buoni operai alla Santa Chiesa. E questo spirito di preghiera formasse il carattere e l'emblema della loro istituzione. Vedete, allora c'è una realtà. Questa parola di Gesù, ma non è la parola che carisma. La parola è parola. Il carisma invece, il dono specifico che è dato, è l'intelligenza e lo zelo, cioè il dono dell'intelletto e il dono della carità ardente, cioè lo zelo. Il dono della carità. Sono due doni dello spirito fondamentali, che sono la forza trainante della vocazione. Cioè la nostra vocazione non è il rogato, ma è l'intelligenza e lo zelo. Cioè, è lui, è questo che ci fa capire chi siamo. Vedete, è importante, perché allora i doni dello spirito sono dinamici, sono vita. La parola, se noi la teniamo staccata da questa realtà, da questa vita, rischia di stare parola morta, anche se è parola di Cristo, se non è scritta nel cuore.
è lo strumento attraverso il quale lo Spirito, e Dio scrive nel cuore, è lo Spirito Santo, e lui il dito di Dio, Digitus Paterne Destre, cantiamo, che scrive attraverso questi due doni. E allora cerchiamo di entrare in questi due doni, di comprendere qualcosa di quanto ci è dato. Sono qualcosa che va continuamente approfondito, continuamente, ma non approfondito, proprio vissuto. La prima, il dono dell'intelletto, che cos'è? È il dono attraverso lo Spirito, al quale lo Spirito Santo, diremo, comunica con l'uomo. Ma attenzione, il dono dell'intelletto è anche una caratteristica tipica dell'uomo, dell'essere umano. L'essere umano è umano perché ha l'intelligenza, ha l'intelletto, l'intelligenza, è la dimensione umana dell'intelletto. E che indica che cosa? La capacità di leggere dentro, cioè di non fermarsi mai alle apparenze, ma ad essere sempre in ricerca di ciò che c'è dietro, di ciò che c'è dentro, cioè della vita che sgorga, che nasce da questa realtà. E in fondo il dono dell'intelletto è quello che ci consente di penetrare dentro l'essenza delle cose, avere una percezione che va oltre quella dei sensi materiali e che si acquista con i sensi del cuore. Mi sarebbe lungo fare il discorso, ci sarebbe un accenno più avanti. Cioè, penetrare nell'intimità significa vedere come l'essere umano, la natura e tutta l'opera misteriosa di Dio è sempre qualcosa di più di quello che i nostri occhi possono vedere e contemplare. C'è un ambito misterioso e il dono dell'intelligenza ci consente di entrare nel mistero della vita di Dio, cioè di che cosa c'è nel suo cuore, ossia quali sono i suoi sentimenti più profondi, i suoi desideri, i suoi interessi. Sono parole che lungo la storia esprimono questo stesso concetto. Attraverso questo dono, allora, contemplando nella fede, diciamo presente, la fede è l'abito, naturalmente, se no dovremmo parlare di tutto. Attraverso la fede, l'intelletto entra e contempla, direi gusta, il mistero del piano divino. Proprio la Gaudium et Spes, al numero 15, lo scrive così, spiega così l'intelletto. Contemplare e gustare il mistero del piano divino. L'uomo che si sente responsabile del progresso della cultura nutre grandi speranze, ma considera pure con ansietà le molteplici antinomie esistenti che egli deve risolvere. Cioè, attraverso l'intelligenza si entra dentro le antinomie, cioè le contraddizioni, il bene e il male, di cui parlavamo, grano e zizzania, cioè entrare nel mistero del cuore di Dio, ma per entrare nel mistero del cuore dell'uomo, dove vivono queste antinomie. E capite che questo non può essere fatto solo con le forze umane, ci vuole il dono dello Spirito, che apre davvero ai bisogni profondi dell'umanità e al progetto di salvezza, di vita, che Dio ha e contempla e dona all'umanità. Per cui attraverso questo dono noi possiamo portare, usando una parola di Paolo, portare alla perfezione il suo telos, a misura cioè del dono della fede. Raggiungere la pienezza secondo la misura del dono della fede che viene illuminata dall'intelletto. In fondo, allora, questo dono ci consente di entrare nel cuore di Cristo per vedere le sue intenzioni, i suoi desideri,
e ci fa la parola del Vangelo, allora, che noi ascoltiamo, ci fa vedere non del grano maturo, ma le messi numerose dell'umanità, i bisogni, è il primo grande bisogno di essere raccolta, che ci sia qualcuno che compia il lavoro della raccolta per essere poi portata. Ecco, allora la messa è che molte, gli operai sono pochi, è comprensibile attraverso questa realtà, questo dono. Perché scoprendo questo nasce che cosa? Non allora io devo trovare la soluzione. Si dice, ma onestamente, noi vediamo le disuguaglianze, vediamo questa antinomia e nasce il bisogno di qualcuno. Io non sono capace. Signore, qui c'è troppo spazio, tocca a te. Ecco il rogate, ecco il bisogno, il rogate ergo, ecco il deete teum in greco, che è ancora più espressivo. Deete, il verbo deomai, che è studiato in greco, ricorda, significa avere bisogno, essere nel bisogno. Ho bisogno del padrone, del Kyrios. Allora sì, vedete di un tu Kyrios, quindi avete bisogno proprio del padrone della messa che manda gli operai, lui che chiama tutte le ore, anche all'ultima ora, e dà la stessa paga. Questo è il bello, almeno per me le pietre belle. Quindi vedete, il primo dono allora è questo, ha lo scopo di aiutarci a comprendere ed entrare in questo mistero del bisogno che l'umanità ha di Cristo e dei suoi operai, cioè di quello che lui sceglie e manda. E la nostra vita diventa allora in questa prospettiva invocazione, diventa sacrificio. Sacro faccio, diventa qualcosa di sacro, qualcosa che annuncia questa parola, e lo annuncia con, per farlo ha bisogno anche qui dell'altro dono dello spirito, che è il fervore della carità, lo zelo. Il padre Annibale lo definisce così, prendendo la frase da San Francesco di Sales. Oh, quale definizione! Quando la carità ferve, quando non può più contenersi dentro il cuore, quando questo fuoco irrompe e le sue vivide fiamme si spargono, quando questo amore santissimo dell'altrui bene non può più starsi inoperoso, ma ha bisogno di operare, di impedire la perdizione altrui, di rimediare agli altrui pericoli, di strappare le anime innocenti all'ozio, alla dissipazione, alla rovina morale e civile, o allora la carità si tramuta in zelo. Cioè, quando l'amore, quello di Dio per l'umanità, quando parliamo di interesse entrato, l'intelligenza me lo fa vedere, me lo fa sentire proprio in quelle parole, questo bisogno, che è un bisogno del cuore di Dio, ma un bisogno dell'umanità. Questo fuoco diventa talmente forte che straripa, esce fuori, divampa. Il fuoco brucia e il fuoco dà fuoco. E in questo modo che allora questa fiamma diventa la fiamma che sale verso l'alto, verso l'invocazione di Dio. Sostituisce all'egoismo che del padre Annibale del secolo il vero altruismo, cioè trasforma, si trasforma in dono, non chiusi in noi stessi, ma aperti con il cuore, con la vita, prima ancora che con le opere, alla salvezza davvero di tutta l'umanità, abbracciare con un martirio costante
tutte queste cose. Ho voluto partire da questi due doni perché è questi che sono quello che avviene, che il Signore fa. Se voi capite che non sono opere nostre queste, sono opere che il Signore fa, alla quale noi dobbiamo fare spazio. Come fare spazio? Ecco, allora, quello che è il rogate per noi, cioè rogate sintetizza tutto questo discorso, per non farlo tutto completamente. La parola rogate, sentite il bisogno, è un bisogno dell'umanità, è un bisogno di Dio. Andiamo a vedere anzitutto come lo Spirito ha agito fin dalle origini, cioè come questa, è avvenuta questa incarnazione. È importante perché mi sembra che la plantatio ecclesiae, come si dice in termini, quando nasce un istituto, dove una pianta nasce la Chiesa, una forma di vita di Chiesa, una manifestazione del corpo di Cristo, no? Come avviene questo germoglio che spunta per opera di Dio? Avviene attraverso una duplice via, quella che chiamerei la via della carità e la via del sacramento della carità. Cioè, la prima viene attraverso l'opera fatta da Sant'Annibale dentro il quartiere Avignone, dentro quei poveri, piccoli, emarginati, sbandati della città di Messina, della sua città, dove si è sentito chiamato ad andare. E solo lì ha visto cosa ha fatto in lui il rogato, quell'intuizione che aveva avuto ancora giovinetto davanti all'Eucaristia, del bisogno degli operai. Lo ha portato lì. Ma una volta arrivato lì, come ha fatto? Come ha agito? Portando l'Eucaristia, facendo una particolare metodologia, diremo oggi, del pastorato, che nessun pastoralista avrebbe mai consigliato, cioè creando l'attesa di Gesù, la presenza di Gesù. Prima in modo santuario e poi in modo sistematico per 22 anni, non poco, fino a quando una grande festa Gesù Eucaristia è andato a vivere in quelle case abbandonate. Fossi stato io e dico, oh, facciamo subito l'Eucaristia, no. E ha fatto un cammino di sentire il bisogno, perché solo quando si sente la necessità di una cosa la si accoglie seriamente. E allora ecco questi due fondamenti, la doppia carità, la carità dell'aiutare quelle persone a riscoprire la loro umanità, ma aiutare quelle persone a capire che senza Gesù quella loro umanità non sarebbe mai avvenuta, nel senso pieno, stabile e duro. In questo modo, allora, vedete, il rogate è qualcosa che bisogna accogliere dentro, attraverso queste due costanti, carità e sacramento della carità. E mentre pensavo a questo, mi sono venute alcune immagini tratte dai profeti. La prima immagine è quella della vocazione del profeta Ezechiele. Siamo a Ezechiele, capitolo 2, versetti 8 fino al capitolo 3, versetto 3. È un testo che conosciamo, però credo che proprio così ci aiuti a capire cosa significa mangiare il rogate, cioè farlo nostro, questa parola. E tu, figlio dell'uomo,
ascolta ciò che ti dico e non essere ribelle come questa genia dei ribelli. Apri la bocca, mangia ciò che io ti do. Quindi è qualcosa da mangiare. Perché finché non l'abbiamo mangiato non sappiamo che sapore ha, che cos'è, cosa fa. Voi a tavola, quando vedete una cosa bella, dice ah che bella, e poi la lasciate lì. Ok? Cominciate a mangiare, un po' alla volta magari, ma ve la mangiate, poi se è buona ve la mangiate tutta. Almeno io faccio così. Erogate qualche cosa che il Signore ci mette davanti e ci dice apri la bocca, mangia. Io guardai ed ecco una mano tesa verso di me, teneva un rotolo, lo spiegò davanti a me. Era scritto all'interno e all'esterno e vi erano scritti lamenti, pianti e guai. Cioè, ecco la messa in volta, ecco la realtà. E mi disse, figlio dell'uomo, mangia ciò che hai davanti. Mangia questo rotolo. Poi va e parla alla casa di Israele. Poi io aprì la bocca, eccetera, eccetera. E io la mangiai, fu per me, fu per la mia bocca dolce come il miele. Credo che qui è il primo gesto che dobbiamo compiere, accogliere questo dono. È il nostro cibo quotidiano, è il nostro pane quotidiano. Anche quando li uniamo al Padre nostro. Il pane quotidiano. E qual è questo pane? Quello che ci manifesta il progetto di Dio per noi. Questa parola a noi diventa progetto di vita, diventa sorgente di vita. È un po' quello che dice Gesù, vi ricordate quando lì al pozzo di Sichem e ha appena evangelizzato e catechizzato la Samaritana? Arrivano gli apostoli e hanno andato a comprare da mangiare e dicono, maestro, mangia. E Gesù risponde, il mio cibo è fare la volontà del Padre, è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Vedete, allora, si tratta di entrare proprio nel mistero di Cristo, il quale compie con tutta la sua vita la parola. È il suo cibo. Così noi, ascoltando, accogliendo, assimilando, diventiamo corpo e sangue di Cristo offerto con Lui, perché sul mondo scenda l'abbondante messe degli operai. E in fondo si realizza qui chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue alla vita. Ecco, allora è un sottometterci a questa parola, un lasciare che questa diventi parte di noi. Ciò che mangiamo diventa parte di noi, ma allo stesso tempo noi diventiamo parte di Cristo attraverso questa parola che è di Cristo. La nostra incorporazione a Cristo continua, si sviluppa attraverso questa realtà. E allora sì, le gioie, le speranze, le tristezze, le angosce, cioè tutto ciò, il bisogno del mondo, la messa che è molta, diventa nostra. Come Cristo si è incarnato e ha fatto sue le gioie, le speranze, le tristezze e le angosce dell'umanità. E queste le ha portate sulla croce e le ha offerte al Padre e sono diventate vita. Questo primo gesto di diventare anche noi, in qual modo Eucaristia,
diventa la sorgente poi vera dello zero, del fuoco. E qui mi aiuta a spiegare questo concetto il profeta Geremia, il quale parla di un fuoco ardente che è dentro di lui, un fuoco che è dentro le sue ossa, un fuoco che è stato costretto, quasi. E allora vedete come questo ci basta, questa realtà diventa non qualcosa così molto semplificata in questo modo, ma diventa qualcosa di più profondo, qualcosa che ci coinvolge nella nostra umanità e nell'umanità più profonda a cui facciamo parte come persone umane. Ma leggiamo un po' il testo del profeta. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto forza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di scherno ogni giorno. Ognuno si fa beffe di me. Quando parlo devo gridare, devo proclamare violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me motivo di obbrobrio e di scherno ogni giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più in Suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Sentivo le insinuazioni di molti, terrore intorno, denunciato, lo denunceremo. Tutti i miei amici spiavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno. Così noi prevarremo su di lui e prenderemo la nostra vendetta, ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori cadranno e non potranno prevalere. Saranno molto confusi, perché non riusciranno. La loro vergogna sarà eterna e incancellabile. E che conclude, Signore degli eserciti, che provi il giusto e scruti il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di essi, poiché a te ho affidato la mia causa. Credo questo brano ci mette dentro quello che è la lotta. C'è una lotta da fare con il Signore, cioè digerire il dono, il fuoco dell'amore, della compassione, i mali del mondo, la storia. C'è bisogno davvero di una trasformazione che è una Pasqua da vivere, ma può avvenire quando davvero scopriamo: mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. E la parola seduzione è usato il verbo patà, che contiene un doppio significato, sia di seduzione, cioè quando un uomo seduce una donna, una donna seduce un uomo, cioè quello di, chiamiamolo, di fare innamorare. Ma nello stesso tempo c'è anche quello dell'inganno, mi hai imbrogliato. Dentro questa parola può essere tradotta in due modi, secondo il contesto. E stesso nell'ambito della profezia lo troviamo, ma non stiamo qui a fare una lezione di profeta. È importante però capire che dentro questa parola c'è un'ambivalenza, diciamo un'ambiguità esistenziale. Il fascino della parola seduce, ma c'è anche la percezione che mi ha ingannato, cioè mi ha preso al laccio. E lo esprime ancora più forte quando dice: hai fatto forza. Esattamente.
prevalso, cioè sei stato forte, Rasak, e hai prevalso su di me, cioè è quasi un corpo a corpo, un po' la lotta di Giacobbe con l'angelo al guado dello Yahweh, quando vuole entrare e non lo lascia passare. E però poi passa, non piccare, ma passa. Così questa lotta hai prevalso, ma nel mio cuore c'è questo fuoco. Ecco, hai prevalso, ma perché? Perché tu hai messo nel mio cuore un fuoco, hai messo nel mio cuore un amore, un appassionato, una volontà ferma di salvezza, una carità vera verso l'umanità che è nel bisogno. Ecco perché le opere di carità dell'evangelista non hanno confini, si specificano e avvolgono tutto quello che il Signore mette davanti, quello che il Signore, quello che hai davanti, prendi e mangi. Per ora avete fatto la vostra esperienza con i soldi, ma credo che ci sia una carità più grande che vi è offerta, non abbandonando quella, che sarebbe un errore, ma sentendo nel cuore e ampliando il cuore, lasciando che il Signore susciti in voi la passione, lo zelo, forte come lo Sheol e l'amore. Cioè, è come il fuoco che brucia tutto, il fuoco dello Sheol, è come il fuoco dell'inferno, un fuoco che però dà vita, dalla quale nasce la nostra vita. E allora la luce di queste immagini profetiche, credo che possiamo davvero parlare della vocazione rogazionista come una esperienza di incontro profondo con il Signore, nel quale Lui ci chiama a far parte di coloro che Lui ha scelto, di coloro dei quali non vuole che nessuno si perda. E Gesù che non vuole che nessuno si perda, perché il Padre gli ha dato. Per cui vedete, allora la passione per il rogato, la passione per questa preghiera, per questa opera di carità che nasce dal diventare davvero buoni operai, è proprio una lotta costante che viene consegnata e che ha come conclusione la pienezza della vita in Cristo. È così che la parola allora diventa salvezza, in cui la congregazione si attua continuamente, si rinnova in ogni parte della terra chiamata a vivere questa realtà. E voi siete chiamati a portare il vostro dono in questa realtà. Perché è vero che voi siete chiamati ad offrire questo, ma voi in tutto questo fuoco, in questo zero, portate il vostro dono, quello che il Signore vi ha fatto fino adesso. E noi siamo chiamati a guardarlo, a vederlo, e mangiarlo, non voi, il dono. C'è una chiamata profonda in questa realtà, uno scambio di doni che accresce la carità, aumenta lo zelo, è un dono da scambiare e da vivere. Ecco perché dicevo mai guardare l'istituto a partire dalle opere. Perché le opere cambiano, sono soggette alle situazioni, ai bisogni, alle realtà che il Signore man mano mette davanti, al fuoco, l'intelligenza e la carità ardente, lo zelo, non devono, sono queste che rendono viva e rendono efficace il nostro servizio, il nostro essere in Cristo. E vorrei concludere con un'altra.
aiuta a capire un po' ancora un po' di più questo, un po' applicando, diciamo, questa realtà. C'è un brano del Vangelo che mi sembra un po' quasi l'eco derogato, ed è il brano di Matteo 18, 1, 5 e poi altri versetti vari, nel quale, non sto a leggerlo tutto, nel quale gli apostoli stanno cercando chi è più grande nel regno di Dio. E noi abbiamo questo vizio, voler essere grandi noi. Chi è più grande? Facciamo la cattedrale. Il Signore cosa fa? Dice qui: chi dunque è il più grande nel regno dei cieli? Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Parte, e la parola bambini è una traduzione a mio parere infelice, perché non esprime pienamente quello. La parola greca che c'è è tapeinos o tapenois, tapenoides, cioè non è paideo, piccolo, bambino, fanciullo, ma significa povero, piccolo, stare in basso, colui che sta in basso, gli ultimi, come in tutta la gradatoria della vita, chi non si fa ultimo. Per cui, tradotto letteralmente, chi non sta vicino alla terra, chi non si abbassa fino a terra, potrebbe anche tradurlo in analogia, non come traduzione letterale. Questo significa che tutto questo fuoco, questa realtà di doni, non ci porta in alto, ma ci porta dentro il cuore dell'umanità più piccola, più abbandonata, più bisognosa, secondo le sensibilità e i doni che poi lo Spirito suscita e muove all'interno della congregazione. Cioè, io credo che qui abbiamo un invito davvero a non pensare a quante grandi opere abbiamo, a quante grandi opere dobbiamo fare, ma quanto piccoli dobbiamo farci per riuscire ad incrociare i più piccoli, i più poveri, quelli che sono la messa matura che ha bisogno di essere raccolta, che è arrivata così in basso che ormai può andare solo ad essere raccolta e portata nel granaio di Dio. C'è un modo di pensare diverso. Questo fuoco della carità, questa intelligenza ci porta nella logica misteriosa della incarnazione di Cristo, che non è considerato un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma si è incarnato. C'è un bisogno nuovo di incarnazione e credo che oggi, in modo speciale, tutta la vita religiosa, tutta la Chiesa ha bisogno di riscoprire questa nuova incarnazione, questa nuova mentalità, questa nuova ricerca attraverso l'intelligenza e lo zelo. E a noi il compito di accoglierlo, lottare con il Signore per poter davvero entrare nel mistero di questa sua volontà.